puntata Disco Hit qualche settimana fa qui su Radio Studio Centrale. Pronto, prova, pronto, no, c'è il solito disturbo, porcami. Pronto? Attaccasti? Oh, signore. Che mi sono dovuto. Ma che... Un filo attaccato. Ma che... Pronto? Pronto, pronto, ci smette, loro non mi sentono, la cosa drammatica è che radio... 1, 2, 3, sa, Radio Paragli, pronto, allora, prova. Si sono impossessati della nostra frequenza, scusate. Ma non jingle, ma non jingle. Io capisco che è festivo oggi, però... Insomma... Radio Paragli! E ti arricri! Ma che jingle è? Ma per cortesia, cioè io capisco che oggi è festa, però insomma... Cioè, scusate, questi non vanno al lavoro. Radio Paragli! E ti spacchi. Ma che... Oh, ma sono anche... Ma che jingle è questo? Okay. Allora, attenzione. Fa battere il programma, scusate, vai. Capisco che è festivo. Ma no. Ma che... Già donna. Radio Maracchi. Io non so che fare ogni volta. C'è la polizia postale per caso in ascolto? Guardia di finanza, aiuto! Scusate, Ranger d'Italia! Benvenuti a Radio Paragli, dal vostro Gesualdo FM! Che cazzo di nome? Ok! Nome di merda, Gesù! Benvenuti al nostro mitico appuntamento giornaliero! Il nostro appuntamento con Dillo con una canzone. Ma Dillo con una canzone. Dillo anche tu con una canzone. Una... Oggi dedicato a Gigi D'Alessio, no, mitico Gigi per D'Alessio. Favore, oh. E allora da parte di tutti gli amici, al nostro amico Vincenzo, detto Lupin. Ma che cazzo è sopra? Vincenzo, tieni duro. Ti aspettiamo tutti quando è fuori, ok? Ma che comunque questo sarà in carcere, ma aspettate. L'avvocato aiuto. Ci ha assicurato che fra due anni ti vediamo e noi ti dedichiamo tutti quanti di Radio Paragli questa canzone, anche la nostra madrina mamma Paola. Vai Vincenzo, ce la fa, vieni duro, aiuto, per favore datemi una mano, c'è qualcuno dell'ufficio tecnico in ascolto, io qui ho una situazione drammatica, una roba da matti. Radio Paragli, la tua radio. C'è un'interferenza. Mamma mia. E a proposito di Dillo con una canzone, il nostro poi. Amico Ennio. Dico, ma che cosa? Il nome in incognito Ennio. Che nome? Vuole dire a quella cosa donna dice? Dell'altra sera? Che cosa dice? Quella sposata? Che... Mi raccomando, non te la cantare, lo senti? Non dici mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Messaggi, musica e parole qui, La paura di quel temporale. Fantastico. Come ci stringeva. Messaggio per Madonna X. Le nostre liti sui da parte di Ennio. Immaginavo. Non dalla cantare, lo senti? Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio. Vabbè, non so se... So che io... Dillo con una canzone a Radio Paragli. C'è una botta buona. Oggi Dillo con Gigi D'Alessio. E proprio con Gigi D'Alessio... E questo continua. Il nostro amico Edoardo... Sì. Vuole domandare scusa alla sua fidanzata perché certe volte lui è un poco così, cioè, un poco zavordo. Tutte le radio ha chiamato questo. E allora vuole dire alla sua Jessica, sì, da parte di Jessica. Gigi D'Alessio. Scusami, se ho cenato con te qualche volta col fiocchi sul tavolo, ti ho rubato delle... Scusate, ma io veramente... Cioè, non poteva interferire Virgin Radio, per esempio? No, Radio Paragli! Cioè, vabbè, va. Cioè, preferivo, che ne so, Radio Smile. No, Ed io capivo che forse l'amore non era così. E Dillo con una canzone. Dillo con canzone di Gigi a Radio Paragli. Ok. La fidanzata Jessica risponde al suo amore G e al suo amore che gli ha detto scusami con testuale parole. Voglio dirti quello che sento, farti morire nello stesso momento, bastardo. Con rispetto parlando. Cioè non era una specie alla su Gigi D'Alessio? Voglio affrontarti senza fare un lamento, voglio abbracciarti. Sono troppo scarsi questi. E questo era l'Ancolo con Gesualdo FM. Dillo con una canzone. Che Gesualdo. Radio Paragli.
Rocchi. E adesso vi lascio, vi do appuntamento alla prossima puntata con una bella splendida canzone di Nino D'Angelo, dedicata a mamma Paola, la nostra madrina Piero F, Melo G, tutte le partorienti del Santo Bambino di Catania. A tutti voi, oggi che è un giorno di festa, vi auguro di festeggiare con popcorn e patatine. Radio Baracchi. Gelata come noi, due morsi, un panino, amico cameriere, non fare il cretino, va via, muoio, mi sa che adesso il disturbo va via e spero che vada via. Oh, finalmente, finalmente qualcuno è intervenuto. No, scusate, io sono mortificato ogni volta che accade questa cosa, perché davvero ho un po' di imbarazzo. Si introduce questa radio Baracchi, ho anche difficoltà a dirlo perché è talmente così saurdo che non è compatibile con il mio linguaggio. Vabbè, insomma, speriamo bene. Grazie comunque all'ufficio tecnico che è prontamente intervenuto.